Una serata all'insegna della solidarietà. Il 7 gennaio i ragazzi dell'associazione La Bottega dei Semplici Pensieri hanno presentato il calendario 2014 al complesso turistico Lo Scoglio di Pozzuoli. È stata un'occasione per raccontare l'anno appena concluso e per annunciare le novità dei prossimi mesi. Franco Schiano, uno dei rappresentanti della famiglia proprietaria del lido Lo Scoglio, questa volta voi mettete a disposizione il vostro complesso aperto principalmente in estate per attività di solidarietà. Sì, in effetti questa è stata un'occasione praticamente nata per caso, perché queste signore le ho conosciute tramite un'altra situazione. Mi è sembrata una cosa giusta da fare, perché la solidarietà poi è quella che regna in queste situazioni. I ragazzi sono ammirevoli, sono simpatici, è un'esperienza unica da fare onestamente. Poi condividere con gli altri una situazione, diciamo, di cui ne portiamo l'onere della responsabilità della gestione è bello, è molto bello, sì, è gratificante. Una delle particolarità del vostro lido è che voi qua avete acqua geotermica. Sì, questo diciamo per fortuna, ci troviamo nella caldera Flegrei, come tutti sicuramente sapranno, e noi abbiamo avuto la possibilità di utilizzare queste acque geotermiche calde per effetto del magma vulcanico, e quindi utilizziamo per fare bagni caldi e bagni turchi, cioè per caduta d'acqua c'è la sudorazione classica. Quindi un bagno umido, bagno turco, e questa è la possibilità, questa è l'offerta che noi possiamo dare anche in questo periodo dell'anno, cioè a dicembre, a gennaio, a febbraio eccetera. Per l'occasione i ragazzi dell'associazione hanno preparato piatti guidati dallo chef Michele Grande del ristorante La Bifora di Bacoli. Michele Grande, patron del ristorante La Bifora e del lounge bar Ruffenskaya, a Strecciolo del lago Misino. Ancora una volta un'iniziativa di solidarietà, per te non è la prima volta che fai questa attività per il terzo settore. Sicuramente la beneficenza e l'aiutare coloro che insomma hanno un attimino più bisogno di noi è sempre importantissimo. A maggior ragione questa associazione che si chiama appunto La Bottega dei Semplici Pensieri ci ha chiesto una piccola collaborazione, non abbiamo fatto altro che aiutarli a chiudere un anno che è stato pieno di iniziative, piene di belle cose, come quella che abbiamo avuto pochissimo tempo fa con la chiusura di Malazè, dove loro hanno collaborato sempre con noi. Molto bello, ringraziamo Mariolina, che è la presidente, che ci ha dato l'opportunità di fare questa cosa. E i ragazzi stasera con te hanno preparato la cena per tutti? Sì, hanno collaborato con noi, hanno aiutato, ancora ora stanno preparando delle cose. Speriamo che vi piacciono le cose che mangerete, credimi, ci siamo divertiti, perché la manipolazione è una cosa molto molto importante, ci si rilassa e comunque poi si ottengono dei risultati veramente belli. L'associazione La Bottega dei Semplici Pensieri è formata da genitori di ragazzi diversamente abili con sindrome di Down o con lieve deficit mentale. Nasce nel 2012 con gli obiettivi di dare continuità al ciclo scolastico ultimato dai ragazzi, aiutare i giovani disabili a collocarsi nella società e per il riconoscimento delle pari opportunità. Il calendario del 2014 praticamente è la realizzazione di un progetto che i ragazzi hanno realizzato alla scoperta dei campi Flegrei, e insieme alle visite guidate che hanno fatto nei vari siti archeologici, al ritorno in sede si arricchiva questo percorso con delle notizie storiche che servono semplicemente ad arricchire il bagaglio culturale. Il percorso del 2013 per noi è stato abbastanza intenso, abbiamo incrementato le attività di laboratorio già esistenti e in più, soprattutto grazie alla manifestazione Malazè, dove noi siamo stati ospiti nell'ultima serata e quindi abbiamo beneficiato della serata a livello economico, siamo riusciti a realizzare il laboratorio di cucina un laboratorio che in effetti si svolge con delle attività che i ragazzi fanno dalla mattina, escono a comprare tutti i prodotti che servono per cucinare, tornano in sede, cucinano e quindi piano piano vanno ad aumentare le loro abilità di autonomia. La sede dell'associazione è a Quarto, Corso Italia 388, il sito internet www.labottegadeisemplicipensieri.it.